mia impressione è innanzitutto un'impressione internazionale. 54 paesi hanno partecipato a questo evento e naturalmente ci sono dei paesi che da più tempo seguono questa esperienza, quindi quasi delle presenze dominanti, però credo che per avere un mondo veramente internazionale queste presenze di paesi differenti sono importanti e per non avere un pensiero unico, come questa mattina veniva più volte riportato. Quindi, se possiamo fare una sintesi di questi quattro giorni, è sempre difficile fare delle sintesi, soprattutto quando le occasioni sono state così numerose e complesse e contemporanee. Però se possiamo fare una sintesi, mi sembra che questo attraversare confini tra i saperi è una buona idea, un buon approccio di ricerca e di lavoro per non avere un pensiero unico in questo mondo che sta diventando sempre più globale, ma anche sempre più differente e diseguale.